Buonasera amici, bentornati sul nostro canale. Continuiamo l'avventura del nostro giardino barra orto che sto costruendo. Innanzitutto ho recuperato dei pezzi di bancale che io dove lavoro posso recuperarli e qui per me ha un grandissimo valore, sono soldi risparmiati, anche perché a me piace e mi diverte costruirmi le cose. Ho fatto una panchina, quella grigia lì, banco da lavoro, qui ho fatto addirittura un tavolo, posso spostare, diventa molto comodo. E andiamo a vedere qua cosa ho fatto oggi, a parte che oggi mi sono anche molto rilassato, c'era anche bisogno. Ho costruito un cassone perché vorrei allargare il mio orto e far diventare tre cassoni qua, da dividere poi in due colture ciascuna o barra una, dipende, però penso insalata, spinaci, tutte queste cose qua piccole e basse vorrei tenerle qui davanti, mentre in serra e là dietro farò pomodori, melanzane, zucchine, le dividerò. Come potete vedere qui un tempo secondo me c'erano già, come si può vedere, dei pali che dividevano dove nasce il sole. Infatti al mattino qui abbiamo il sole e qui tutta questa parte qui è alta. Proviamo a mettere dei pomodori là in fondo, anche perché in Inghilterra fa molto freddo. Poi la fortuna che mi faccio io le cose in casa, che a me piace un sacco, e a parte che sì, anche se siamo in quarantena io mi diverto, non sento la noia, fra che suono, mi piace suonare il pianoforte, fra che mi diverto con l'orto, con i gatti, ho tante passioni, tra cui anche i video su YouTube. Altra cosa importante che ho visto che ha funzionato proprio questa mattina quando sono uscito, il mio bel lavandino con il recupero dell'acqua piovana, che ho messo un innaffiatoio nuovo, però ha fatto già il suo bel servizio, quindi sta raccogliendo l'acqua in quanto ha piovuto la scorsa notte, e l'acqua di stamattina era proprio l'acqua piovana. Vado dentro a mangiare. Ragazzi, buona serata. Buongiorno amici, oggi è mercoledì 1 aprile, sto continuando a fare i cassoni dove andremo poi a mettere la terra e le piante. Sto recuperando tutti i chiodi. Se riesco voglio salvarli tutti, e infatti stanno anche venendo bene, recuperando tutte quelle assi. Stavo addirittura pensando di fare, se riesco sempre, una solo all'ultimo posto lì, una serra alta per le piante alte tipo pomodori, cose così, ma vedremo, è tutto in stand by, è giusto un'idea. Ho trovato della vernice che non usavo da una vita, che era lì, che non era neanche nostra tra l'altro, in capanno, sempre gratuitamente come i bancali, e ho pensato di dipingerli. E si sta già asciugando perché c'è aria oggi, questo è l'effetto, sembra molto vintage. Così tra l'altro me li ripara anche un po' dalle piogge. Poi li andremo a reinserire, però pensavo soltanto di fare qui in fondo, anche perché se vado a vedere un preventivo di cosa mi ci vuole per riempire, penso che li metterò soltanto in questa fila qui, quindi toglierò, inizialmente erano qui, vedete i segni nella terra, e penso che per quest'anno faremo soltanto lì. Questa mattina ho dato l'acqua alle mie belle piantine, le fragole, i pomodori, l'insalatina, e sta andando via bene. Mi aveva chiamato il capo per andare a scaricare quella consegna che ci è arrivata, e alla fine ce l'ha fatta da solo, quindi mi è andata anche bene. Ho aspettato un po', ha detto che li ha scaricati lui e a posto. Così sono rimasto a casa. Beh, meglio per me. Purtroppo si è messo a fare veramente freddo e vento, ed è meglio che chiuda tutto, che porti dentro le cose, perché veramente non si può lavorare così. Ed è cambiata la temperatura. Comunque questo qui è il risultato, ragazzi. Tutti i cassoni verranno qua così, dipinti con quella vernice che ho trovato in capanno, riciclata, anche quella. Quindi tutto quello che vedete è 100% riciclato.
purtroppo laggiù stanno abbattendo un sacco di alberi. Infatti non c'è più un albero, purtroppo. Sto pensando a tutti quegli uccellini e agli animaletti che ci sono in giro. Ecco. E si sta anche per mettere a piovere, sento già qualche goccia. Quindi è meglio che per oggi la finiamo qui, perché non mi fido. Buongiorno amici, oggi ho fatto un altro piccolo investimento con soli 15 pound e ho preso questa serra perché l'ho vista, è stato proprio un acquisto come d'impulso, come si suol dire. Perché? Perché questa serra, la faccio vedere così, poi le vedrete tutte montate, l'ho presa all'Aldi. Tra l'altro ci ho messo un'ora solo per entrare perché c'era la fila per il coronavirus, però per fortuna l'Aldi erano molto ben organizzati e c'erano tutte le distanze di sicurezza. Questa cosa a me è piaciuta tanto, anche se ho aspettato i 40 minuti. Eccola qua, questa serra ha di bello che è stretta ma alta, e a me va proprio bene perché cercavo proprio una cosa così, una soluzione ottima. Tra l'altro è anche piccolina, 100 x 40 x 150 prossimamente. Sì, non ho sbagliato di tanto, ormai le misure le so. Perché l'ho presa? Intanto è tutta quanta pressione, esattamente come la prima serra che ho montato. E poi è perfetta per i pomodori. Quindi quando mi crescono i pomodori nell'altra serra, quella grande, posso direttamente già metterle qui e ottenere spazio nell'altra serra. E poi è piccolina, la porti, la muovi dove vuoi. Adesso andiamo a vedere l'altra opera che ho fatto con i cassoni creati da bancali recuperati, come state già vedendo in questi giorni. Questi sono eccezionali perché hanno un sacco di vantaggi, e io non sono nessuno per dirlo, per carità, però hanno di bello che intanto ti preserva dalle lumache, dall'erba, erbacce, puoi metterci dentro quello che vuoi, puoi dividerlo a metà. Quindi il mio sogno, il mio progetto sarebbe quello di mezza, per esempio facciamo metà insalatina piantata e metà a raccolta, in modo da avere cicli continui. E adesso li sto anche dipingendo, cioè gli sto dando una mano di colore. Anche questo colore qua l'avevo trovato nel capanno, quindi a me non è costato niente, era lì abbandonato e giustamente gliel'ho dato. Tra l'altro sarebbe un nero, però si sta comportando in modo un po' strano, in quanto il legno è molto chiaro e ovviamente riaffiora. Ma a me va benissimo perché sta facendo un bellissimo effetto, un po' stile grezzo. Ed eccoli qua, qua state vedendo già il risultato. Io li metterò qui così, eventualmente la serra, l'altra serra, potrei metterla in fondo lì, adesso sto un po' ragionando, oppure addirittura qui. E fa sole tutto il giorno, a parte oggi che qua vedete l'Inghilterra com'è, cioè vento, pioggia, non si possono fare programmi per quanto riguarda il meteo in Inghilterra, però diciamo che la serra serve perché vi fa spingere le piante e rende tra l'altro costante la temperatura. In più il vento, non c'è vento, pioggia, insomma è un bel aiuto. In genere una serra, tenete conto che allunga o anticipa le stagioni di circa da un mese fino a 3 mesi, non è mica poco. In generale, perché io sono stato fiorista e mi piace un sacco, anche perché è un ottimo risparmio. Già se riuscite a produrvi qualcosina a casa, considerando che frutta e verdura dovrebbe coprire il 60% del nostro fabbisogno, quanti soldi sono? Se una famiglia tipo la nostra così spende circa tra gli 80 e i 100, 120, dipende. Capite bene che stiamo parlando di 60 a settimana. Quindi a me la serra è costata 80, fate due conti voi, su un anno me la pago e come. Sono investimenti, ragazzi. Anche perché i nostri nonni prima hanno costruito l'Italia così, almeno il mio, fino a poco tempo fa, fino a poco prima che io mi trasferissi, lui ha sempre creato e prodotto l'orto, ci ha dato da mangiare a un sacco di famiglie, almeno alla nostra completamente. Mia mamma faceva circa 20, 30, 50 vasi di conserva all'anno.
mano che vengono fuori i video vedrete un po' il cammino del come si sta comportando anche le piante e se vengono fuori, perché è una cosa nuova anche per me, quindi io non posso saperlo. Eccoci qua ragazzi, questa è la serra, potete notare quanto grande è e capiente. Io sono alto 1,83 m circa, non mi ricordo bene, però circa 1,83 m. Vedete che spazio che ho ancora? E qui, se considerate per esempio le piante di pomodoro, si possono far crescere qui, infatti le ho spostate tutte. Qui abbiamo 18 piante di pomodoro, divise chiaramente in 6 vasche e 3 per ciascuna. Poi quando cresceranno, man mano che cresceranno, e spero anche che la stagione cominci a dare i suoi frutti, quindi caldo, uscire più sole eccetera, poi le metterò nei cassoni che sto costruendo fuori, quindi le sto facendo tutto in base a un progetto chiaramente. Poi si aggiusta diciamo il tiro in base anche a quelli che sono stati i risultati precedenti, perché io chiaramente non posso sapere come andrà la produzione, come si comporteranno le piante, però intanto è già un'esperienza. Vi faccio vedere che oggi tra l'altro, sempre in offerta, ho comprato dei fagiolini runner bean in offerta a 2 pound, però c'era il 20% di sconto, quindi ho fatto man bassa. Ho comprato 8 piantine di fagiolini, eccole qua, diverse tra l'altro, perché questa qua, questo è il draft french bean e questo è il runner bean. Ne abbiamo 2 tipi diversi, vedete, uno chiaro e uno scuro. È un po' una mia curiosità perché non so cosa venga fuori. Nel frattempo è arrivato un fantasma che lo vedete, è Anna. C'è la... Ho comprato altre zucchine perché se non mi partono quelle che ho nel semenzaio, almeno queste sono già un po' pronte. E poi un'altra varietà di pomodori. Questi qua sono più grossi e rossi tra l'altro rispetto a quelli gialli a Tumbling Tom Yellow. Sarebbero tipo quelli a ciliegino. E poi sempre abbiamo comprato questa qui, questa vasca qui, che è perfetta per fare partire sempre le piantine. Qui Anna, in teoria, cos'è che ci vuoi fare Anna? Il mais, proveremo a fare il mais. Poi popcorn per tutti, vi aspetto. E anche questa è bella perché ha la copertura e quindi si può coprire. Poi abbiamo preso, che anche queste costavano veramente pochissimo, 4 pound di questi vasconi qui. Tra l'altro hanno già questa parte in plastica traforata che alza e quindi non c'è ristagno d'acqua, parte che poi io controllerò sempre. E questa diventa proprio ottima sia per le fragole, che non amano assolutamente i ristagni d'acqua, che per i pomodori. E poi vedremo insomma. È giusto per partire. Quanto abbiamo speso qui? Sui 200 pound grosso modo, e avete tutto comprato: terra, vasche, la serra. Così potete cominciare una produzione vostra a casa. È un investimento perché una volta che avete già l'impianto, cioè spesi i soldi quest'anno, l'anno prossimo non dovete più spenderli, dovete soltanto essere capaci a gestirvi le produzioni in base anche al vostro clima. Qui siamo in Inghilterra, quindi è diverso che non fa a Padova dove ci sono i miei genitori, oppure non parliamo della Toscana o la Sicilia. Ho amici che mi seguono un po' da per tutta Italia adesso e sono anche contento perché non pensavo, anzi grazie mille che siamo arrivati, mi ho superato i 55 iscritti, è stata una gran soddisfazione e spero che questo canale vi piaccia. È semplice, questo, non ci sono filtri, siamo fatti così e è la vita che sto cercando, come ho detto in un video, andatelo a vedere che Anna si è messa a ridere un sacco, che share. Io pubblico e share. Ci prego, troppo mal di schiena per ridere. Share una volta. Sto portando i video così come vengono, questi vlog e quello che è qui in Inghilterra. Ma torniamo ragazzi subito a vedere anche fuori che i cassoni che ho creato, e spero vi piacciono questi video. Tutto quello che sto facendo lo sto facendo per risparmiare, primo perché è fondamentale, e poi per una questione anche etica diciamo ed ecologica. Perché? Perché se io posso crearmi le cose in casa, risparmio e non inquino il mondo, quindi vuol dire che non ci saranno più le buste di insalata in giro,
per dirvi, l'acqua per esempio adesso abbiamo cominciato a riciclarla, quella della grondaia, perché non devo darla, non devo prenderla dal rubinetto, perché ho quella della grondaia che mi fa andare quella della sella, ed è già 3 giorni che sto utilizzando la stessa. Tra l'altro avevo lavato qualcosa e mi era caduto dentro alla vasca. Sono soldi anche quelli recuperati, un pochini, però tutto fa. Guardate il sole che meraviglia, finalmente, grazie che mi illumini, finalmente. Ho montato, ragazzi, anche l'ultima piccola serra, eccola qui. Qua ci stanno tranquillamente 1, 2, 3 piante di pomodori. Poi nel caso le piante di pomodoro non ci stanno più nella serra grande, le metto qui. E questa, tra l'altro, è leggerissima, si può anche portare vicino alla casa, non è ingombrante, non occupa così tanto. Guardate un po', stanno distruggendo tutto quel boschetto qui. Allucinante. Andiamo a spiare. Saranno stati tranquillamente 20 pini, adesso non c'è più neanche un pino. Questo è l'uomo, ragazzi. E poi ci chiediamo se il mondo... I pini si possono vendere anche, si può fare ricerca, c'è gente che li compra tranquillamente. Ci sono delle società che acquistano i pini. Basterebbe far arrivare il camion, la stessa spesa, anzi meno, perché ci guadagni, oppure vai anche pari. Però almeno non... perché sono sani, lì c'erano un sacco di uccellini, mi ricordo un sacco di gazze, scoiattoli, i piccioni che spesso vengono anche da noi, che io ho chiamato Anacleto, quello che viene a mangiare da noi, che è gigante ormai, e mi sa che è in fondo lì a quell'antenna, se andiamo a vedere. Perché non ha più pini, ragazzi, quello è il problema, non hanno più pini.